infermieristicamente con Andrea Bottega, segretario nazionale del NURSIN. Oggi siamo qui a Roma, la prima presentazione dei risultati RN Forecast Italia, uno studio fortemente voluto dal NURSIN. Ci racconta com'è andata? Beh, è andata bene, nel senso che abbiamo avuto il beneficio di avere qui ospiti il professor Spandonaro e la professoressa Sasso con la dottoressa Bagnasco, che ci hanno illustrato alcuni dati della ricerca RN Forecast, una ricerca che, come ha ben detto, è stata voluta da NURSIN. E come abbiamo ribadito, a NURSIN è un contribuente, un finanziatore dello studio, e il nostro motivo d'orgoglio è aver potuto in qualche modo finanziare quello che secondo noi sarà uno studio per il futuro dell'infermieristica in Italia. E oggi abbiamo anche capito che nei paesi esteri è la stessa cosa, in quanto si continuerà a ripetere lo studio nel tempo. Anche i paesi che avevano già effettuato lo studio lo stanno riproponendo per fare una fotografia a distanza di tempo. Anche questo è l'auspicio che noi facciamo in Italia. Oggi la professoressa Sasso ci ha dato la notizia che partirà anche un RN Forecast per l'area pediatrica, quindi per gli ospedali pediatrici, e questa è un'altra buona notizia, perché noi pensiamo che la determinazione del fabbisogno, dello staffing infermieristico, sia legata strettamente a quello che è lo stato di salute dei nostri cittadini. NURSIN in passato ha contestato gli standard assistenziali della Regione Veneto, poi promotore, uno dei finanziatori dello studio RN Forecast. Sì, è lì che è nata l'esigenza sentita appunto da chi si occupa di organizzazione del lavoro, quindi dal sindacato, l'esigenza di in qualche modo contrapporre un sistema di rilevazione del fabbisogno, questo significa forecasting, di infermieri diverso da quello che all'epoca era il 2014. La Regione Veneto era capofila del Comitato Tecnico per la Sanità, e quindi la prospettiva era andare in un'ottica di carattere nazionale, e l'introduzione a livello nazionale del cosiddetto minutaggio, cosa tra l'altro recentemente anche contestata dalla professione medica, in quanto mi risulta che i tavoli ministeriali per la determinazione del fabbisogno dei medici si basassero anch'essi sul minutaggio. Ecco, noi abbiamo voluto proporre qualcosa di diverso. Abbiamo trovato nella disponibilità della dottoressa Sasso e nella metodologia RN Forecast quello che cercavamo, cioè una correlazione fra numero di infermieri e esiti della professione, in modo che noi possiamo quantificare, come piace ripetere al professor Spandonaro, ce l'ha detto anche oggi, che la nostra professione, per essere evidente, bisogna in qualche modo che sia anche rendicontabile. Ecco, noi attraverso questo studio sappiamo che quali sono gli esiti mancati dell'assistenza infermieristica, cioè cosa in un momento di sovraccarico di lavoro, di carenza di organizzativa e di carenza di dotazione organica sottraiamo ai pazienti, financo ad arrivare ad aumentare l'indice di mortalità, come dimostrato dagli studi internazionali di Linda Aiken, che oggi sono stati richiamati dalla professoressa Sasso. Tra i vari indicatori chiamati in causa oggi è uscita l'organizzazione del lavoro, altro cavallo di battaglia del NURSIN. Sì, abbiamo avuto la conferma che l'organizzazione del lavoro gioca un ruolo importante. Sono un paio di dati che mi hanno colpito nelle relazioni di oggi. Il primo, che evidenziava la professoressa Sasso, la necessità di spalmare l'attività infermieristica, quindi il lavoro infermieristico, non più su 6 ore ma su 12 ore. Lei faceva la riflessione dicendo che la dotazione organica al mattino nelle unità operative è molto più elevata rispetto a quella pomeridiana o notturna. Pensare oggi in un'ottica di paziente che rimane poco nella struttura ospedaliera, viene dimesso presto, pensare oggi che si possa in qualche modo esaurire l'attività infermieristica nelle prime 6 ore del mattino e poi fare semplicemente sorveglianza nelle restanti
ore del pomeriggio e della notte, questo, pensare questo non è più compatibile con le risposte e con le esigenze dell'organizzazione dei malati. Quindi bisogna in qualche modo mettere mano all'organizzazione per dare la possibilità all'infermiere di svolgere il proprio mandato professionale in modo più precipuo su 12 ore piuttosto che su 16. Questo era il primo dato. L'altro dato che è importante sull'organizzazione del lavoro è l'indice di abbandono che è stato rilevato del personale infermieristico, che a quanto sembra dai dati non è incidente per sesso, per età, per titolo di studio, quindi è trasversale alla professione e copre tutto l'ambito operativo. Ecco, questo dato che ci dice quanti sono gli infermieri che in qualche modo sono intenzionati ad abbandonare e i motivi, cioè quali sono gli indicatori che abbiamo visto, in genere legati alla soddisfazione del lavoro, al burnout, in qualche modo favoriscono l'uscita degli infermieri, quindi il turnover. Contrapposto a questo c'è l'idea che sta alla base dell'esito di questi studi di fare sia degli ospedali magnete sia nei confronti dei cittadini, cioè far sì, come diceva il professor Spandonaro, che la risposta alla domanda fatta ai cittadini pazienti: consiglieresti tu questo ospedale, questo reparto a un tuo conoscente, a un tuo amico? La risposta sia sì, che quindi sia magnete nei confronti dei cittadini. Dall'altra parte sia magnete anche nei confronti degli infermieri, cioè l'organizzazione del lavoro permetta all'infermiere di esprimere a pieno la propria professionalità, di sentirsi accettato in un ambiente dove le relazioni sono relazioni interpersonali e multiprofessionali, e nello stesso tempo sia un ambiente che permetta una crescita anche della propria professione. Questo è venuto fuori anche nel dibattito, cioè la difficoltà in qualche modo di sentirsi premiati dall'organizzazione. Ecco, io penso che questi aspetti possano essere anche la base di una riflessione sui prossimi contratti, per cui noi dobbiamo in qualche modo lavorare in questo senso per cambiare l'organizzazione, per far sì che sia magnete e quindi sia un'organizzazione positiva per i lavoratori e per i cittadini che fruiscono dei servizi. Ultima domanda, lei pensa che lo studio RN Forecast possa in qualche modo aiutare le politiche sanitarie a convogliare su un'altra via che non sia quelle degli ultimi tempi economicistiche, su base economicistiche? Io penso che ormai i decisori politici non possano in qualche modo nascondersi di fronte a questi dati. Questo studio è uno spartiacque. Mentre prima si poteva in qualche modo discutere di qualcosa aleatorio perché non c'era un fondamento scientifico che lo giustificava, c'erano magari piccoli studi locali, indicatori un po' sparsi di qua e di là che dicevano che mancavano gli infermieri, ma non c'era uno studio organizzato, uno studio scientifico alla base con dati confrontabili per l'utilizzo della stessa metodologia con anche gli altri paesi. Sia europei che internazionali, americani. Bene, questo non è più negabile, tanto più che ci troviamo in un contesto più ampio che di quello italiano, che è quello europeo, perché l'RN Forecast Italia fa parte del consorzio europeo. Abbiamo sentito oggi la professoressa Sasso che ci ha dato un'altra buona notizia, che quindi molto probabilmente la comunità europea, l'Unione Europea è disponibile a finanziare ulteriormente il proseguo dello studio. Se così è ovvio che c'è un interesse dei decisori politici nel realizzare anche un fabbisogno di infermieri che sia compatibile con quelli che sono i risultati dei dati, quindi cure più, assistenza più di qualità maggiore e più sicura. Ecco, se vengono rispettati questi parametri, io penso che ci possa
si possa essere soddisfatti. Abbiamo visto che tutto sommato l'Italia non è messa male, non è né tra i paesi diciamo dove c'è un tantissimo fabbisogno di infermieri perché ce ne sono pochi in corsia, non è neanche così ricca di infermieri nelle unità operative, però si muove un po' sotto la sufficienza. Penso che l'impegno sia quello, dal punto di vista politico, di dare tutti gli strumenti al Servizio Sanitario Nazionale per poter in qualche modo garantire questa assistenza di qualità. Anche l'accenno finale che è stato fatto con il professor Spandonaro sulla possibilità di inserire all'interno di una valutazione economica quali sono i DRG, anche aspetti di carattere infermieristico per determinare il peso assistenziale, può andare in qualche modo in questa direzione. Penso che questo studio apra uno scenario tutto nuovo e nello stesso tempo sia la guida per la nostra professione, per chi fa ricerca universitaria, per chi poi è impegnato nell'organizzazione, sia la guida per lo sviluppo nei prossimi anni, sicuro.